Il nostro gruppo è all'Alleanza Libera Popolare per le Autonomie, che è un importante acronimo di una sostanza. Io sono un medico, l'acido alfa-linoleico, che si chiama ALA, che è essenziale per la vita, come quell'acido. Come quell'acido è importante per la vita e per il sistema nervoso centrale, noi riteniamo che il nostro gruppo sia importante per la democrazia, per la vita delle istituzioni, ed è per questo che l'abbiamo ovviamente creato. Qua ci sono medici nel pronto soccorso del Cardarelli che prendono lo stesso stipendio di quello che sta all'ospedale dove stava Barani, che non ha mai lavorato in vita sua da buon socialista, prendono lo stesso stipendio. Non ci giudicate facendo delle guasce di colore, chi è verdiniano, chi è cosentiniano, chi è di qua e di là. Ragioniamo sui fatti. Qual è la vostra posizione sulle riforme? È uno dei motivi per cui riteniamo che il percorso costituente, quindi il DDL Boschi, vada approvato, punto, così com'è, perché quello è un indice di voler fare o non voler fare. Se non venisse approvato, si rientra nel pantano, si rientra nella questione, e quindi questa legislatura di costituente rimane poco. Per quanto riguarda l'amico Speranza, che parla di film dell'orrore, si ricordi di essere stato macchinista, operatore dei film degli ultimi periodi. Tranquillizziamo gli amici della sinistra PD. Nessuno di noi ha intenzione, voglia, desiderio di iscriversi al PD. Ho un ricordo da toscano che da ragazzino litigavo nei bar perché molte di queste persone, quando c'era la corsa fra Mennea e Borzov, tifavano per Borzov. Quando c'era la partita Unione Sovietica-Italia, tifavano per l'Unione Sovietica. E io questo non me lo dimentico. Tocca a loro pentirsi, non certo a me. Questo gruppo nasce anche nell'ambito di una collaborazione con questa maggioranza. Lei nel PD di Renzi, quali segni oggi ravvisa di cambiamento rispetto a quei compagni che facevano il tifo per Borzov durante le Olimpiadi? Non, io non ho una grande conoscenza del PD, perché in quei momenti finivamo nelle risse, perché eravamo ragazzi e le cose si risolvevano con molta serenità, anche perché faceva rabbia. Oggi delle loro beghe interne a noi non interessano, interessano i fatti, interessano le questioni. Il DDL Boschi, che le ha detto, è la legge elettorale, io glielo ribadisco. Con orgoglio noi ci abbiamo partecipato, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo messo molto del nostro, quindi uno può dire che sono del governo, si chiama DDL Boschi, noi sosteniamo che sono anche parte nostra. Tutto qua. Come dice? Beh, non ci sono ancora arrivato a questo livello, anche se... Non ci saremmo mai aspettati che lasciasse Berlusconi. La costituzione di questo gruppo significa per lei che l'avventura politica di Berlusconi è in esaurimento, sta finendo, non ha più la forza propulsiva di una volta? È uno strappo, è come tutti gli strappi, addolora, fa male, ma gli strappi avvengono quando non c'è più identità di vedute, questo è il concetto, molto semplice. Nessuno finisce, nessuno muore, nessuno continua, non è così, sono cose diverse, uno vede le cose in maniera diversa e nella grandissima lealtà che mi lega al Presidente Berlusconi, del quale niente rinnego, da me non sentirai mai una parola diversa da questa. Vediamo le cose in maniera diversa. Normalmente lui è sempre stato in questi 20 anni, al di là e a dispetto di tutto quello che si dice, lungimirante, vede e vive una dimensione diversa, più grande degli altri, quindi gli sto facendo un elogio. Però questo non significa che tu debba vivere la stessa dimensione se non vedi gli argomenti e se non vedi diciamo, possibilità rispetto alla situazione nella quale siamo. Quindi, come tutti gli strappi, i divorzi, le separazioni fanno male, il dolore uno se lo tiene per sé e tira fuori l'ottimismo e quello che vede. Noi abbiamo preso questa decisione che non riguarda solo me, perché anche gli altri amici che sono qui e che sono alla Camera,
vivono lo stesso sentimento. La nostra storia legata a Berlusconi è straordinaria, non la vogliamo né rinnegare né dimenticare, e quindi fa male parlarne. Quindi non ne vogliamo parlare, vogliamo parlare di ciò, del perché facciamo questa cosa, come abbiamo detto e come diremo più avanti.